Benvenuti a tutti in questo secondo episodio di Super Mario Galaxy 2, non di Minecraft, per il semplice motivo perché ho pensato di fare la costruzione off camera, poi di mostrarvela in una maniera un po' particolare. Quindi la casa della PlayStation 3 in pratica non la faremo in video, vi dico solo questo. Benvenuti appunto in questo secondo episodio di Super Mario Galaxy 2, che ho mollato un po' lì, perché vi ho detto, no, mi serve un secondo, e la serie non sarà costante purtroppo come nel prequel, ma sicuramente la faremo. Al 100%, questo ve lo posso garantire, anche se ci vorrà un anno, la faremo al 100%. E vi avverto, durerà probabilmente più del doppio della prima, per il semplice fatto che ci sono più del doppio delle superstelle in questo gioco. Cercherò di fare anche delle live, quindi cercherò di diminuire gli episodi e restringerli un po', efficienziarli, ecco. Ma detto questo, nello scorso episodio ci siamo fermati alla prima galassia del gioco. Non ho fatto quello automatico, vabbè. E adesso inizieremo la galassia. C'ho il cursore... C'ho la barra, com'è che si chiama più? A infrarossi le telecomando in mezzo al microfono. Allora, galassia, isola Yoshi. Ecco, non so adesso se mi sentite però bene, dovrei avvicinarmi un po'. Non so quante galassie faremo ad episodio, ma boh, vedremo un po'. No, però non mi piace questa cosa, eh. Facciamo così, dovreste sentirmi abbastanza bene, non a sinistra. Allora, galassia, isola Yoshi, prima superstella. Yoshi in cattività. No, ma dai, ma poverino. Beh, io adoro, come ho già detto mille volte, le host di questi due giochi. Più che altro perché sono famosissime, quindi le sento un po' ovunque su YouTube. Ho seriamente pensato di prendere uno di danno. Dunque, iniziamo. C'è l'uovo di Yoshi, ma prima bisogna sconfiggere Kamek. Sarà un'impresa difficilissima, infatti l'ho già ucciso. Ancora più facile della pianta piranha. Ma dunque, una volta che l'abbiamo ucciso... Boom! Yoshi è uscito dal suo uovo. Dal suo uovo? Vabbè. Mi è salvato. Tra l'altro Yoshi che parla è molto particolare. Stavo cercando di aiutare i miei amici, ma Kamek ha intrappolato me e l'uovo. Insieme riusciremo senz'altro a salvarli. Dai, saltami in groppa. Va bene, T-Rex, andiamo. E finalmente abbiamo Yoshi, che pensavo avessimo anche nell'uno, ma purtroppo mi hanno deluso. Yoshi tra l'altro può mangiare questi frutti e può mangiarli tre alla volta, vedete? E vi dà una scheggia per frutto. Non ce ne andiamo ancora perché qua in alto ci abbiamo sia il coso per saltare e abbiamo una fantastica discesa in caduta libera. No, in realtà abbiamo una bellissima medaglia cometa. E come ho detto nello scorso episodio, serve per far apparire le comete, se no non appaiono queste maledette. Bene, possiamo andare avanti. Tra l'altro Yoshi può mangiare tutto, anche i nemici praticamente. No, non praticamente. Yoshi non morire, grazie. Qua non ci andiamo ancora perché voglio mostrarvi questo qua, che vi inizia a baciare, dovete scuotere, se no è un casino. E niente, entriamo qua perché ci farebbero un po' piacere la sua schegge. Ok, non ci dà Mario Iride perché c'è Yoshi. Non so se mi piace questa cosa. Avrei preferito Mario Iride. Vabbè, One Up l'abbiamo preso. L'importante era non la sua schegge, perché il primo sfavillotto ne vuole già 300, fate voi. Mangiamo un po' di polpi spaziali. No, adesso me ne dà 3 di la sua schegge. Non lo so, questa cosa non l'ho ben capita. Tiriamo e boom. Maxi, se la lancio, che nome... No. Ah, tra l'altro un po' di la sua schegge. 58, vai. Tra l'altro ragazzi, ditemi nei commenti se sentite un po' di cose... Non è vero, l'ho appena messa a caricare, ma sei un bugiardo, gioco. No, non mi cadere addosso. Vabbè, se si spegne il telecomando sappiamo perché, tanto c'ho altre pile, c'ho altre 1000 pile. Allora, uno di questi ghiacci dovrebbe esserci, esatto, la Maxi Stella. Ditemi nei commenti se si sente abbastanza tutto bene, audio, video soprattutto. E non tanto gli FPS che potrebbero tranquillamente diminuire da un momento all'altro, ormai so come è fatto il mio PC. E OBS soprattutto. Cerchiamo di fare una scorciatoia. Ovviamente non ci sono riuscito. Vai, 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 vai. Ok. Tiriamo la pianta. Ma più che altro, ragazzi, il beat. Cioè, in pratica... Sì, vabbè, il beat. Se si vede pixelato un po'... se si vede comprimere il gioco. Se vedete che ci sono un botto di pixel, ecco, e non è più 1080, scrivetelo nei commenti che magari non lo noto e cercherò di sistemare poi nel prossimo episodio. No, detto fatto. Andiamo avanti. Ci sono 1000 bandiere, oh, in sto gioco. Non so se mi piace perché... I salvataggi automatici così nei livelli erano molto belli. Goomba, poverino. Sai in quanti l'hanno già fatto? Ragnetto! Non l'ho preso. Quei fiorellini, ragazzi, sono un incubo. Nell'ultimo livello saranno un incubo.
ce la faccio a colpirli. Decisamente sono molto arrugginito. Ripeto, non so quante galassie potrei fare, specialmente in questo episodio, che siamo già a 6 minuti e 40 di rec, per dirvi. Ok. E manco una superstella, ma senz'altro questa galassia la finiremo in questo episodio. Non al 100%, però. Devi mettermela qua, no? Grazie. E via. Tre superstelle, due medaglie comete, meno male che l'abbiamo già presa, perché adesso nella seconda superstella, come spero avrete già capito, non ci sono più medaglie. Comunque possiamo andare un po' avanti adesso, adesso vi mostro. Senti, non voglio ficcare il naso dappertutto, ma che cos'è quella cosa? Che cosa? Non ci credo ci ha messo Yoshi sull'astronave, non me lo ricordavo, sappiamo tutti quanto sia importante l'onestà. Quindi sii sincero con me, hai portato uno strano uovo? Uno strano suo uovo? Dai, andiamo subito a vederlo prima. Mario, cosa fai? Prima di andare avanti con quella galassia. Perché avere Yoshi sulla sua nave è una cosa bellissima. Adesso mi inizio a ricordare le cose. Yoshi! E cioè abbiamo un percorso che si è creato tecnicamente adesso. Con... oh, quanti bei frutti. Datemi tante belle sto schegge. Tante, non so quante me ne potete dare. Però me ne servono un bel po'. Me ne servono decisamente un bel po'. Credo di farne anche un po' off camera quando ce ne sarà bisogno. Non credo che adesso ce ne sia bisogno, però... chissà. Adesso ne servono 300, ma vedremo più avanti, ecco. Andiamo avanti. Ecco, questo è quello agganciato. Quello che tentavo di fare, che non sono riuscito a fare. Andiamo un attimo qua a sbloccare. Ne servono 3 superstelle, infatti c'è un'animazione con 3 superstelle. Comparlo veloce oggi. E abbiamo sbloccato una nuova galassia, che faremo dopo di questa. Possibilmente anche in questo episodio. E lo so, il lotto che ne vuole 300, maledetto lui. Dato la galassia nuova si chiama Galassia Trottolina. Molto bella, me la ricordo. Anche lei con una host... praticamente in questo gioco ci sono un botto di host famosissime. Questo è il gioco delle host. È la serie delle host. Comunque, finiamo la galassia Isola Yoshi. Cupistrico a non finire. Oh no, mi ricordo pure la cometa. Beh, la host non può comunque mancare. Ed ecco le cupistrici, non mi ricordavo affatto che si chiamassero così. Perché ci sono anche in... nel primo Super Mario Bros, tra l'altro. Qua c'è l'Akitu comunque. L'Akitu infatti te le lancia, me lo ricordo. Perché io ci ho giocato un po' col NES. Magari un giorno ve lo racconto. Fatto sta che sono delle rotture che vi tolgono sempre un botto di vita. Però Yoshi le può mangiare. Stiamo parlando di Galaxy adesso. E può rompere le barriere. Quindi scuotiamo e... torniamo qua. Oh, cos'è sta cosa? È diversa. No, 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 no. Questo non mi piace. Ma sbaglio, è la stessa musica che c'è in 3D World. Nelle stanze. Ma dai, no, no. Morire no. Morire mi rifiuto. Non sono morto, vero? No, meno. Ma che cretinata ho fatto, ragazzi? Da 1 a 1000. Meno male che ci sono un botto di uova. Mi servono monete. Grazie. Dunque, si sente l'Akitu in lontananza. Prendiamo una cupistrice e lanciamola qua. Dalla Maxi Stralancio. Boom. Se mangiassimo lo sfavillotto si può. Oddio. Ok. Avanti. Sì, c'era un level up. Non l'ho preso. Level up. Non mi ricordo manco come si chiama. Un vulcano comunque rutta sempre. Ciao Lakitu. Prendiamo. E immagino che lo vuoi tu. Let's go. Ma ti posso mangiare e farti cadere come quel Goomba volante? O quel Paragoomba, immagino si chiami. Tutti quelli volanti, tipo Paracoopa, immagino si chiamano Para. Non l'ho presa per il semplice fatto che non so cosa ci sia qua dietro. E spero che non ci siano più di una superstella. Tipo una nascosta. Ma non dovrebbe. Dobbiamo fare una cosetta particolare qua. Tirare. Mangiare questo. Andare qua su, questo me lo ricordo. E lanciarlo qua. Ok. E andare avanti. Vabbè, quel luccichio mi ricorda molto un mini boss. Checkpoint e via. Beh, fantastico. Quindi è un Lakitu gigante del fulmine. È il dio del...
delle nuvole. Esiste un dio delle nuvole, sicuro. Comunque è scarsissimo anche lui. Oh, stroscheggi, mi adorate. Datemele. Oh, cosa fai? Mi sa che dio del tuono tarocco. Non so se è più clickbait questo che dio delle nuvole, onestamente. Sto pensando a un titolo per l'episodio. È impazzito, è impazzito. Oh, che spammone. Che spammone. Cosa ridi? Giusto, mi ricordavo che non si potesse colpire quando fa il dio del tuono tarocco. Ok, ok. Vinto. Immagino che abbia vinto. Cos'è quella cosa che vedo nel microfono? Mannaggia. Non so, vedo che qualcuno parla, ma in realtà non parla nessuno. Quindi 3-2-1, grazie Yoshi, ciao. Quattro super stelle, 14 minuti di rec, 200 più o meno stroscheggi e salvataggio completato. Dunque, siamo in grado di finire, anzi abbiamo finito questa galassia, siamo in grado di andare avanti e iniziare almeno la galassia Tortoni? La risposta è sì. Questo lo chiameremo quando abbiamo già abbastanza stroscheggi, direi. Quindi galassia Tortolina, prima super stella, let's go. Rottole trivelle. Che host meravigliosa e strafamosa. Questa la sento veramente ovunque. Dunque andiamo avanti e troviamo. Eccola qua, la Trottalapano. Aveva un nome bruttissimo. Ecco, ha tenuto il Trottolapano. Scuoti il telecomando Wii per perforare suolo. Infatti. Ed eccoci qua. Andiamo dove dovremmo andare, che è esattamente qua in alto, credo, esatto. Quello che adesso mi sorge un dubbio, no? Ah, come sei arrivato fin qui, ovvio, come se non fosse naturale in questa galassia. Grazie per la stella lancio. Il Trottolapano si toglie. E cosa c'è in quella super stella lancio nella galassia precedente? Non ho idea, una scorciatoia per il mini boss, perché non ci dovrebbero essere nascoste ancora. Comunque, la medaglia cometa di questa galassia è letteralmente qua di fianco. Andiamo qua sotto e... ed eccola qua. Chi non la vede è veramente un corvo. No, non è vero, è una cosa bella essere corvo. Un altro, un insulto, per favore. Ah, ovviamente non dovevamo andare di qua. Questi qua non si possono ammazzare, credo. Anzi, sì, forse era il giallo, non lo so. Andate qua. Andate qua. Fate attenzione a non cadere. Ed eccoci qua. Sfailotto. Ah, come sei arrivato? Ovviamente. Chissà, magari riusciamo veramente a finirla questa galassia in questo episodio. Ed eccoci qua. E checkpoint. E andiamo avanti. C'è una... Ma in ogni livello c'è qualcosa per avere sto schegge, per caso. Vabbè, ovviamente Mario iride quando serve. Cioè, e vediamo un po'. Boom. Fantastico. L'ho mancato, ovviamente. Giuro, non volevo mancarlo. Non ci servono vite che tanto poi si resettano. Ci servono astroschegge. Fantastico. Oh, piano, piano. Volevo fare un salto in lungo, l'ho fatto troppo tardi. Fermati, fiore. Vabbè, non ci serve. Andiamo avanti. Bisogna andare di qua, mi ricordo. E infatti, aspetta. Ma siete lentissimi in questo gioco, sfailotti. Andiamo. Boom. Ok, immagino ci siamo Trottolapano per arrivare lassù, esatto. Dalla parte opposta e... Non so se è qua. Ah, ma è vero, è cavo. Andiamo qua. E boom. Eccoci qua, via. Siamo vicini alla fine di questa... Di questo livello. Comunque c'è Captain Todd. Ah, ma in sto gioco è vero, non l'abbiamo ancora visto. Ah, Mario, sei proprio tu. Ti piace la nostra nuova navicella? L'abbiamo chiamata UFO Fungo. Oh, dimenticavo di presentarmi. Ti conosciamo già, Galassia Dolce Ape, che bei ricordi. Dopo aver trovato questa lampada. Lampada? Oh. Ah, no, sì, quella che è sulla fronte. Mi sono autoproclamato Capitano Todd. Fai attenzione, perché è un mostro spaventoso appena passato di qua. Non prenderò un fungo per 6, per il semplice motivo che non voglio sprecare la sua schegge, e non ci servirà. Quello è il leggendario mostro di cui parla Captain Todd. Vediamo subito. Beh, paura fa paura. Mi ricordo sempre che c'era una cosa bruttissima con DualShock 4 in questa parte, su questo pianetino, per muovere.
quando andavi a destra saliva su, quando andavi a sinistra andava a destra. Insomma, i comandi erano un po' invertiti, perché sto pianeta ha una gravità che non fa assolutamente invidia, ecco. Ecco, ho difficoltà anche col Nunchuck. Ok, vai. Ok. Bene, abbiamo preso un bel po' di sto schegge. Evitiamo questi, non so cosa siano. Trottoline. Sì, col Nunchuck è decisamente più semplice. Ci sei? No, non ci credo. Ce la posso fare, Mario? No! Ho sbagliato, Ok. Forse ce la facciamo, entro oggi. Ti devi già subito girare, boss. No. Basta, quanti ne lanci? Ok. Ed ecco a voi la leggendaria, fantastica, super stella. Al volo! Cinque super stelle. Ma dov'è che siamo? Perché non siamo più su? Mannaggia. Tre medaglie comete. 273, cavolo, pensavo di avere altre 100 in questo episodio, ma... Ok, non è quello che mi aspettavo. Due nuove galassie scoperte. Fantastico. E qualcuno ci spiega perché siamo qua, grazie. Mastro Loom, come ti chiami? Oh, uno dei miei piccoli è tornato, mi chiedevo proprio che fine avesse fatto. Ah, è arrivata la Lufufungo, questa è la navicella... Avete capito? E guarda, il mio equipaggio ha costruito questa navicella per tornare qui, sono in gamma i miei piccoli. I tuoi piccoli sono Todd? Ok, scherzavo. Ma quei tipi sono tutti amici tuoi, vero? No, in realtà rischio. Vuoi dare un'occhiata alla navicella per raggiungerla con il teletrasporto? Che sul timpano destro. D'accordo, dati salvati. Ah, ma qua c'è un dado. Un dado buono. Meno male. Oh, belle vite che non ci servono a niente. Ne abbiamo 11 che torneranno 4 nel prossimo episodio. Benissimo. Altre sto schegge che non ci fanno male attualmente. E... ma non si potrà mai comparare all'osservatorio cometa. Abbiamo una bella vita e non voglio parlare con nessuno perché mi annoiano, ecco. Dunque ragazzi, siamo a 21 minuti, io ve l'ho detto, gli episodi di questa serie non voglio farli troppo lunghi, quindi concluderò qua. Nel prossimo episodio finiremo la galassia Tortolina e inizieremo una di quelle due galassie che abbiamo visto. Chissà, magari, non credo nel prossimo episodio, ma nel... buonanotte, nel quarto episodio finiremo sicuramente il mondo 1 e poi chissà, magari... nel mondo 2 inizierò a fare delle live del gioco, tanto appariranno sicuramente anche le comete, mi ricordo che appaiono molto presto. Dunque ragazzi, da Blastonic è tutto, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao! Oh, c'è un uccello, Beh, ciao!